Buongiorno family e benvenuti in questo nuovo video. Allora, io con le mani non mi soffermo, infatti notate il cambiamento che c'è stato. Mentre il congelatore l'ho passato di là. L'ho fatto ieri pomeriggio, io con le mani non mi sono mai ferma. Quello che si può spostare, quello che si può modificare, lo sposto e lo modifico. Quello che non si può muovere, pazienza, non lo muovo. Chi si ricorda, io questo secchio giallo e l'altro piccolo ce l'avevo qua su questa parete. Il frigo stava più qua e qui c'era il congelatore. Adesso il congelatore sta sull'altra parete. Qua ci ho messo il frigo e qui ci ho messo i secchi della spazzatura. Il bianco per la carta, il giallo plastica, scusatemi, plastica e giallo, e il piccolo è indifferenziata. Non dite, fortuna mai il Team Vision sul secchio della carta. Avete ragione. Devo prendere una mensola da IKEA e posizionare qua e metterci il Team Vision e i telecomandi sopra. La posiziono qua. Però dobbiamo ancora un pochino aspettare. Perché, come sapete, noi il frigo lo cambieremo, ma non mo', e prenderemo quello americano con le due porte. È un pochino più alto di questo e più largo, per cui dobbiamo anche vedere se dobbiamo spostare la televisione, se la dobbiamo mettere più alta o più avanti. Dobbiamo vedere, ma così a occhio io dico che la dobbiamo alzare un pochino, però se non c'è il frigo non possiamo regolarci bene. Per questo sto aspettando di prendere la mensolina da IKEA per bruciarci Team Vision. Ora sto preparando il pranzo, faccio pasta e patate semplicissimo. Oddio, non si apre! Due patate con pomodorini, veloci veloci. E poi oggi pomeriggio insieme faremo la cheesecake a limone. Perché mio marito voleva un dolce fresco e sinceramente ti fai sempre o il tiramisù oppure i battistelle o la pizza di gallette. Mi ero un po' scocciata di fare sempre i soliti dolci. Lui voleva qualcosa di fresco e io ieri mi misi sull'app del Bimby e trovai tutte le cheesecake fredde che potevo trovare e ci inviavo a lui perché lui usava lavoro. Io trovavo le ricette e ce le inviavo e lui doveva scegliere e accetto questa qua a limone che è bella fresca e sarà sicuramente anche buona. Incrociamo le dita che sarà buona. E dopo la faremo. Ora butto la pasta perché l'acqua già bolle e sono già l'una e mezza, per cui per le 2:15 massimo 2:10 mio marito arriva per pranzare, per cui butto la pasta e ci vediamo dopo. Siamo tornati a casa. Siamo andati a fare un pochino di spesa, come vi ho detto che dobbiamo fare un dolcetto, e siamo andati a fare la spesuccia. Allora,
mio marito si è presa la Coca-Cola, che non può mai mancare il sabato, la Coca-Cola per mio sposo. Ho preso questo qua perché stava in offerta 1,59, la Vare naturalmente 100% vegetale, che mi piace perché è buono anche sulle fette biscottate. Uova, vanillina, cipolle, che stasera, come si sa, essendo sabato, si fa la pizza con pomodorini, cipolla e mozzarella, per cui ho preso anche i pomodorini, ce l'avevo proprio sicurezza, ho preso qualcuno in più. Il basilico, che è un po' a mancatello per fare la pasta fritta lunedì, pomodorini, basilico e mozzarella, e vi faccio la video ricetta. Mozzarella julienne già tagliata, il lime che servono per la ricettina del dolce, lievito che mi serve perché devo fare l'impasto della pizza. Ho preso le farfalle integrali e le farfalle normali per lunedì per fare la pasta fredda. A lui ce la faccio normale e io me la faccio integrale. Formaggio spammabile light, sempre per la ricettina del dolce, che serviva 750 grammi. Sono le conversioni da 300, ne ho volute prendere 4. Ho preso il mega pacco di fusilli di 1 chilo per domani, perché vuole la pasta a forno. Panna tramontare, che la metto un pochino in frisse in modo che si fa subito fredda, passata e pomodoro, poi carta da forno e fogli, per fortuna che l'ho presa perché avevo un solo foglio, carta alluminio, ciao family, e pellicola trasparente. E poi per fare la cheesecake, come l'altra volta quando ho fatto la cheesecake, i cotte e pera mi hanno detto usa i biscotti digestivi che sono meglio, a seguito il consiglio, eccoli qua, ho preso questi qua perché questi sono i biscotti che io amo, stramo anche da mangiarmeli uno o due così. Ho preso questa, la conversione da 400 grammi mi servono 200, se non è un po' troppo, vediamo. Ho detto, ho preso questi. Detto ciò, ora faccio l'impasto della pizza, sistemo qui e poi faremo la cheesecake. Se n'è andato mio marito. Sono qua, come sono andato? A chi l'ha visto? Sono qua. Facciamo la cheesecake insieme alla family. Questo già lo sanno. Ma qua è il cheesecake al limone. Per cui ci mettiamo tra poco. 10 minuti per noi e mini secondo per voi. A dopo. Andiamo a preparare la cheesecake. La prima cosa, una teglia apribile e foderare
il piano sotto con la cattata forno. No. E ora andiamo alla preparazione. Allora, prego, dica i ingredienti. Allora, gli ingredienti per fare la base: 200 g di biscotti secchi, 30 g di zucchero di canna. Biscotti 2,50. 250 g di biscotti secchi, 30 g di zucchero di canna e 120 g di burro a pezzi. Per preparare la crema, 700 g di formaggio fresco. 750. 750 g di formaggio fresco, spalmabile, 220 g di zucchero, un cucchiaino di estratto di vaniglia naturale, tre lime preferibilmente biologiche, la scorza e il succo intero, tre uova, un torro d'uovo, 320 g di panna, minimo 30% di grassi deve essere, è posto. Allora, e ora andiamo a preparare. Questo è bello, ti dice, certo che mio marito si mangia pure i numeri. E questo è bello. Qui c'è tutto a posto. Andiamo a fare la preparazione, che è meglio. Abbiamo messo i biscotti, convinta che sarò registrato, ma non avevo premuto ecco. Comunque, messi i biscotti, andiamo ad aggiungere i 30 grammi di zucchero di canna. Posizioniamo il misurino, 10 secondi, velocità 7. Trasferire una ciotola e tenere da parte. È venuta proprio bella bella. Profumatissimo, profumatissimo. Ecco qua. Ta-da! Mi sei per la semolina, come è venuto. Andiamo avanti. 120 grammi di burro. Posizioniamo il misurino, 2 minuti, 60 gradi, velocità 1. Finito. Aggiunge i biscotti tritati. Che con lo zucchero sono 2,70. Avanti, posizioniamo il misurino. 10 secondi, velocità 7. Investire la base di una tortiera pronta apribile di 20 cm con la carta da forno, che io l'ho già fatta. Andiamo avanti, trasferire il composto su foto della tortiera preparata.
ci dice per riscattare il forno a 220 gradi, andiamo avanti, e ora ti mette 750 grammi di formaggio spalmabile. E ora mettiamo il formaggio. Il mio aiutante, anzi il mio assaggiatore, me li apre tutti. Andiamo avanti. 220 grammi di zucchero. Mettiamo 220 grammi di zucchero. Andiamo avanti, un cucchiaino di estratto di vaniglia che io non l'ho trovato, ci metto la vanillina che è comunque buona. Andiamo avanti, 2 lime preferibilmente più lucidi. Allora, andiamo a grattugiare la buccia di 2 lime. Dice preferibilmente biologici. Ci andiamo a aggiungere i tuoi limoni spremuti, i tuoi lime. Andiamo avanti, posizioniamo il coperchio con il misurino, 10 secondi, velocità 3.
Ora ci andiamo a aggiungere 3 uova. Io, per non utilizzare un'altra ciotola, utilizzo il suo misurino. Vedete se le uova sono buone, se per caso ci casca qualche buccia d'uovo. E questo ci pentiamo solo il rosso. E ci mettiamo solo il rosso, perché poi ce lo dice, è un tuollo, per cui 3 uova intere e un rosso, 120 grammi di panna, che ora la metto subito. E ora 120 grammi di panna. Un pochino di più, panino. Avanti, posizioniamo il misurino. Avanti, 30 secondi, velocità 2. Andiamo avanti, trasferire il composto sulla pasta della torta, che ora la stiamo a riprendere. Abbiamo preso la base e ora ci andiamo a trasferire il composto. Di lime. Andiamo avanti, cuoce in forno cotto per 10 minuti a 220 gradi sul piano più basso del forno. Dopo averlo cotto 10 minuti, cuoce 25-30 minuti abbassando la temperatura a 150 gradi. Dopo aver cotto altri 25-30 minuti, lasciare affettare nel forno spento con lo sportello leggermente aperto. Eccolo, l'ho aperto un pochino e lo lascio raffreddare. E lo lascio raffreddare. Però io nel frattempo mi sono preparato il succhetto per domani e le cipolle per la pizza. Dopo aver fatto raffreddare un pochino nel forno, ci dice di andarla a coprire con la carta alluminio, con la carta acetata. Andiamo avanti, mette il frigo per almeno 4 ore. Dopo 4 ore, eccola la torta. Ta-da! Ora la vado a decorare così.
torta pronta. La cheesecake l'avete vista, l'ho decorata con le fettine di lime, ma non abbiamo esistito. L'abbiamo assaggiata. Ciao family, è squisitissima. Ottimo, provatela pure voi, qualcuno che la vuole. Vi consiglio però i vegeti, falla stare 25-30 minuti come dice la ricetta. Vi consiglio di farla assare direttamente 30 minuti e almeno un'ora nel forno con lo sportello aperto per farla raffreddare e poi la copriamo e la passiamo nel frigo. Infatti io la rifarò perché è venuta veramente squisitissima. Sì, ottima veramente. È bella leggera. Sì. E si sente le lime, si sente differente dal limone. O le lime io la verità non l'avevo mai provato. Si sente, sono forti proprio, si sente proprio, sono cariche le lime. Come si chiamano? I limoni verdi si chiamano lì. Comunque è venuta le lime buonissima, veramente super super buona, comunque ottima. E leggera, io ho usato il formaggio spalmabile light per cui è venuta una bomba. Comunque le creme così con il formaggio dentro per bimbi sono il top, eh. Ma questa è la seconda che proviamo. E secondo me, invece di mettere lo zucchero normale, 4 cucchiaie lo zucchero, e mettiamo lo zucchero di canna, è ancora meglio. Perché comunque nella base, con i biscotti, noi ci mettiamo lo zucchero di canna. Dunque, la base è molto bella, buonissima, solida. Ma in realtà è buona tutta la torta. Proprio la torta è buona, l'ho detto già. Chi ha i bimbi la prova. La prova è che tu l'hai provata già. Che poi è così. A mano, diciamo in modo manuale, non lo so se la riuscite a fare. Si riesce lo stesso manualmente. Giustamente. Non lo so. Giustamente potete fare le cose a mano, diversamente. Non lo so, non vi dico fatela a mano manualmente perché viene comunque buona, non lo so. Io l'abbiamo fatto. Non lo so, ragazzi. Non vi possiamo consigliare. Consigliare perché non l'abbiamo fatto. Vabbè, detto ciò, è tantissimo. Sono le 11:04. E ora ti andare a nanna. Per cui io vi auguro un bacione. E vi auguro anche un buon inizio settimana, ovviamente. Tata. Anche la mia stellina vi auguro buon inizio settimana. Se ne sono le quinte. Pure lei vi auguro un buon fine settimana. E anche io naturalmente. Ciao family. Ciao family.